Ciao a tutti, oggi volevo parlare con voi di passivo-aggressività. Cosa si intende per passivo-aggressività? Magari qualcuno di voi l'avrà sentito nei film o in televisione. È una risposta alla rabbia, che però non è, diretta, non è focalizzata e non è assolutamente chiara e limpida a livello comunicativo. Quindi oggi analizzeremo in breve quali sono le caratteristiche, delle persone passivo-aggressive, ma soprattutto anche, come si può fare per trasformare e per risolvere questa tendenza e anche quindi migliorare la nostra comunicazione. Immaginiamo quindi che ci abbiano fatto un torto, un qualunque torto. E come reagiamo? Andiamo direttamente dalla persona e diciamo: scusami, sento che questa cosa che tu hai fatto mi ha ferito, mi sento così, non mi va bene, risolviamo, no? Questo potrebbe essere un modo molto chiaro e molto anche diretto per affrontare un moto di rabbia o comunque affrontare un'incrinatura nel rapporto. Invece le persone passivo-aggressive cosa fanno? Di fronte ad un torto reale o percepito come tale, cosa fanno all'inizio le persone passivo-aggressive? Trattano la persona con indifferenza e quindi congelano la situazione facendo silenzio. E quindi avete presente le classiche persone che quando si va improvvisamente stanno zitte, e uno va da queste persone e gli fa: ma che c'hai? Niente. Come niente? Dimmi, niente. Avete presente? Quindi il primo sintomo è, o comunque la prima caratteristica è il silenzio finto, fondamentalmente. La seconda caratteristica per riconoscere persone passivo-aggressive è anche quando, per esempio, riceviamo degli insulti velati o delle frecciatine. Quindi tutto questo, anche per esempio il ricorso al sarcasmo molto spesso, anche il ricorso all'ironia molto spesso anche fuori luogo, e quando le persone usano questo tipo di mezzi molto spesso digrignano i denti, o comunque lo fanno mostrando molto i denti, che però è un riflesso ancestrale, un riflesso quasi animalesco, perché gli animali, quando vogliono esprimere la loro rabbia o comunque comunicare la loro aggressività, chiaramente ringhiano e mostrano la dentatura per dire: se ti avvicini ti mordo. Invece le persone passivo-aggressive cosa fanno? Utilizzano il sorrisino e anche indossando una maschera molto peculiare, e mandano continuamente frecciatine, mandano continuamente provocazioni, per fare in modo, perché vogliono instillare o comunque stimolare nell'altra persona una reazione fragorosa. Se la persona, dopo il silenzio, non ha capito, dopo gli insulti e le frecciatine, non ha capito, loro continuano. E le persone passivo-aggressive continuano esponendo anche se stesse e gli altri a quella che viene chiamata procrastinazione, cioè rimandano in maniera esasperante la possibilità di chiarire o comunque anche di confrontarsi con chi le ha ferite o comunque le ha esposte a questo terribile torto. E quindi le persone passivo-aggressive noi possiamo riconoscerle perché si danno o si fingono morte o si negano al telefono o quando ti incrociano fanno finta di non averti visto, perché la possibilità di avere un confronto diretto e anche proprio di guardare occhi negli occhi la persona le spaventa talmente tanto perché sono terrorizzate proprio invece dalla loro stessa rabbia. E non la vogliono assolutamente mostrare al mondo perché gli hanno detto che non sono dei bravi bambini o è una cosa terribile manifestare ed esprimere la propria rabbia. Una persona passivo-aggressiva noi lo possiamo anche riconoscere perché tende molto ad essere a tenere il conto, cioè ho fatto questo, tu hai fatto questo, allora io ho fatto così perché nel lontano 1850 tu mi avevi voltato le spalle, allora io adesso di proposito non vengo alla tua festa di compleanno perché tu nel lontano 1500
dovevi lavorare, non sei venuto alla mia festa, quindi io adesso non vengo alla tua. Mi spiego, cioè, vivono molto nel mentale e si attaccano moltissimo a dettagli che molto spesso il resto del mondo ha dimenticato, per avere degli alibi e per poter appunto covare del rancore che molto spesso non riescono mai a risolvere e a trasformare. Possiamo anche riconoscere le persone passivo-aggressive perché sono persone in perenne, costante contraddizione tra quello che dicono e quello che fanno, perché appunto la linea della verità di quello che esprimono è totalmente falsata, perché appunto tutte le loro emozioni, specialmente di rabbia, di rancore, lecite, io non giudico niente, nessuno, invece di esprimerle in maniera diretta, lineare e focalizzata, vanno da un'altra parte, vanno nella mente, quindi chiaramente poi generano tutta una serie di qui pro quo e anche contraddizioni che non fanno altro che aumentare la non consapevolezza dell'interlocutore, no? E quindi chiaramente poi il passivo aggressivo si rintanerà ancora di più in se stesso, dicendo ma nessuno mi capisce, con tutti i messaggi che ho mandato, eccetera eccetera. Attraverso il metodo Soul Voice e attraverso appunto il lavoro con l'ascolto, la nostra voce e anche le emozioni, posso dirti che è possibile risolvere e trasformare questi atteggiamenti da passivo aggressivo e soprattutto sposare appieno, senza nessun giudizio, senza nessuna più contraddizione, anche la nostra rabbia. Esprimere la nostra rabbia è un nostro diritto di nascita, non c'è niente di male. La rabbia può essere anche qualcosa di estremamente positivo e anche creativo e soprattutto anche liberatorio. Da insegnante di Soul Voice posso anche dire che le persone passivo-aggressive le riconosciamo perché appunto hanno una vocetta molto spesso infiocchettata che tende moltissimo anche al sorrisino e anche a questi toni che apparentemente vorrebbero sembrare flautati, gentili, simpatici, cordiali e brillanti, ma in realtà celano e camuffano una rabbia feroce e profonda che magari non si è mai espressa. Non voglio adesso entrare troppo nello specifico sulle mie esperienze anche terapeutiche in merito a questo, ma vi posso assicurare che quando si è passivo-aggressivi si sta molto sovraccaricando il proprio fegato e il pancreas, ma soprattutto anche le surrenali, con tutto quello che questo comporta. Quindi si può uscire da questa tendenza che molto spesso viene da una cattiva educazione a livello femminile e materno, e si può soprattutto riconquistare la propria libertà di comunicare senza offendere nessuno, senza ferire nessuno, ma in maniera chiara, precisa e luminosa. Un caro abbraccio e mai più passivo-aggressività.